ragazzi, ho realizzato questa cornice con la stampante 3D, eccola qui, è spessorata da qui, da qui, da qui meno, o meglio, da qui non è proprio spessorata, che dietro non c'era bisogno, dato che c'è il modello. Qui è venuta male, comunque va bene, questa dovrò andarla a coprire. Ora vado a metterla ad incastro nella basetta di legno, o meglio, di cartonato che ho realizzato. Entra a pressione, ecco, perfetta, a pressione. Spingo anche questo lato, spingo anche questo lato. E come vedi ho rifinito così. Tornassi indietro lo facevo un po' più basso. Ho sbagliato qualcosa a prendere le misure, sicuramente. Perché questa è da un centimetro e mezzo, dovevo farla a 2 cm, ragazzi. Comunque va bene, ormai è andata così. Questo qua sotto lo andrò a verniciare tutto. Lo nasconderò, lo parteggerò così da rifinirlo per bene. Ora il prossimo step è quello di andare a posizionare il modello della zecca, la zecca di Spagna. Va bene, rifinito un po' meglio. Questo va messo qui. E lo posizioniamo qui. Facciamo un po' di pressione. Ok. Questa la lascerò bianca. Non la coloro neanche perché non c'è. La metto un po' più qua. Ok, ora ci siamo. Attenzione a non romperla, faccio pressione però non esageratamente, ed eccola qui, Foxtec. Ok, e questa andrà qui nella parte davanti, però ovviamente verniciata. Ragazzi, la costruzione del modello è finita. E anche per questo mi sono divertito. È il secondo modello nell'effettivo che vado a realizzare. Ed eccolo qui. Come vedi, non è venuto male. Il testo, la casa di carta, sempre fatto diciamo con la stampante 3D. Gli alberelli sono una chiccheria che ho aggiunto. Volendolo fare diciamo più uguale possibile con quello del film. Poi però purtroppo non nella grafica che ho trovato, che questa non c'è uno dei personaggi diciamo più importanti del film, però alla fine ragazzi questo c'era, questo ho potuto fare. E in un futuro, se magari ne farò un altro, cercherò di trovare una grafica differente per poter andare a inserire il personaggio mancante. Come visto dalle foto, ha un cavo. Questo cavo permette di
collegarlo con l'alimentazione e di farlo accendere. Funziona a bassa tensione 12 volt, ha un impianto LED ad altissima efficienza, anche potenza, ragazzi. Funziona anche come una Bajou, per esempio, se lo vai a mettere su un comodino, ti fa da Bajou senza problemi. La luce che fa è soffusa, non dà fastidio agli occhi, però è bello da vedere, anche perché tutti i dettagli, diciamo, della struttura, le finestre, le scale, tutto risalta e sembra davvero un modello 3D molto molto bello. Col senno di poi, una modifica che potevo fare, o meglio, così per com'è, è bello, lo vedi, mi piace e sicuramente ti piacerà. Però se tornassi indietro, due cose le farei differenti. Questo, che è la cornice tutta in plastica, questa, ragazzi, l'ho progettata io sul computer col programma di grafica 3D, fatta, diciamo, con le bordure qua più grossa, qua più sottile, dietro nulla. Una cosa che modificherei è l'altezza, perché come vedi c'è circa 3 mm/4 di scoperto, e ho sbagliato a prendere le misure ed è venuta fuori così. Tornassi indietro, un po' più lunga, così da coprire totalmente la basetta che c'è sotto. Un'altra modifica è il testo, non farlo nero, ma farlo bianco nello stesso stile del palazzo. In più, mettere delle luci sotto, come ho fatto qui, così da farle fare, diciamo, quell'effetto bello luminoso, sia su questo che su questo. Comunque, sono modifiche replicabili anche in futuro. Se qualcuno di voi è interessato a un clone di questo, mi può anche contattare. La mail la lascio sotto in descrizione. E dico, si può fare più piccolo, si può fare più grande. Certo, più piccolo non piace, perché poi troppo piccolo non vedi tutti i particolari, non vedi tutti i dettagli. Più grande ovviamente è più bello, però serve spazio, spazio che io non ho. Ti ricordo comunque che questo è anche quello di Harry Potter, eccoli qui. Questo è la casa di carta, questo è quello di Harry Potter, è il castello di Hogwarts, e anche questo lo regalo. E ho lanciato questa, diciamo, idea, che basta commentare iscrivendoti ovviamente al canale. Aspetta un attimo, non rischiamo di farlo arrivare a terra. Eccoli qui. Ok. Ho tante idee per la testa, voglio fare un altro modello del castello di Harry Potter, però diciamo con una predisposizione dei palazzi differenti, e boh, forse anche qualche altra cosa di questo film, ma non solo questo, perché avevo in mente anche qualcosa sul film Arrow, bellissimo, che mi piace anche come film, e non lo so. Vediamo cosa esce fuori. Comunque ti ricordo che se vuoi ricevere questo o questo, commenta sotto i video, quello di Harry Potter o questo qui, con lo voglio. Io tra un paio di settimane valuterò quanti siete e ne sceglierò uno o una per ogni modello e lo andrò a spedire. Però ragazzi, una constatazione, questo di Harry Potter, come vedi, e così per com'è non si può spedire, perché è troppo delicato, e perciò vi spedirò solo quello sotto, il castello, ecco, di Harry Potter, senza il tetto, senza il boccino, senza le asticelle, solo ed esclusivamente il castello. Questo no, questo è un po' più, diciamo, compatto, un po' più solido, e può essere spedito anche così per com'è. Niente ragazzi, per questo video è tutto, spero vi sia piaciuto, ciao e al prossimo video.